da Boston, 15 anni. Vieni qua, tocca a te. Up to you now. Nathan. Hello. You guys look like you need some cheering up. How are you? Hello. So I'm just looking at all the people leaving and I was like, oh, come on, they're gonna miss my presentation. Era preoccupato che voi non rimaneste per la sua presentazione, diciamo, però siete ancora qua, bene. Nathan, vai. All right, so I just wanted to say it's great to be here in Rome. I've been studying Latin. Do you want to translate or? Oh, okay. Riccardo. All right, I'll wait just 1 second. Don't think. So I've been studying Latin for 4 years, and it's great to finally actually be in the city where it all started. Lui ha studiato latino per 4 anni ed è fantastico essere finalmente a Roma, nella città dove il latino è cominciato. Yeah, but the first thing I learned when getting off the plane. Where you studied Latin? It's my school. My school is called Boston Latin School. Ah, Boston Latin School. Cioè lui a Boston ha studiato il latino. Yeah. So the first thing I sort of realized when I got on the plane is that those 4 years were worthless because I should have been studying Italian. Sorry, I missed the beginning. The first thing I noticed when I got off the plane was that those 4 years were sort of worthless because I should have been studying Italian. Yeah, instead. But now you understand Italian a little bit? No, that's the point. I couldn't understand what anyone said. Okay. Latino, bene. Italiano, no. So go ahead in English. All right, yeah. So today I'm going to try to tell you guys a story, a little bit different in flavor. Vi racconto una storia con un sapore un po' differente da quella che avete sentito finora. So I'm a software guy, sort of like Leonard, and I really think that software sort of exemplifies the maker spirit. How many of you guys are software guys? Allora, lui è si definisce un ragazzo che fa software, un software guy, e vi chiede: quanti di voi sanno che cos'è il software e sanno scrivere codice, sanno scrivere software? Oh, tough. How many of you? Software guys? No, here it doesn't count. Software guys need. Okay, a couple of them. Maybe 10. Tough crowd. 10 out of 1,000. Yeah. 1 out of 100. Yeah, right. Yeah. All right, so today the story I'm going to be telling you guys is about a computer, of course. A computer, a pool of publicly accessible data, and ovarian cancer. E oggi la storia che voglio raccontare è di un computer, di dati accessibili e cancer? Yes. Cancer, really? Cancer. Okay, e del cancro. And the most important part is someone just like all of you, right there, a teenager with too much free time. Allora, dice, il vero punto della storia è che io ero esattamente uno come voi, un teenager con un sacco di tempo libero. So I'm going to try to tell you how you can link these four things and make something that's new, powerful, and with the potential to save lives. E adesso vi racconto che quando avete tanto tempo libero, siete un teenager, vi racconto come potete collegare tutte le cose e fare davvero una cosa che cambi il mondo e salvi la vita di milioni di persone. So the story starts for me in sunny California, because, you know, I'm from America, on the West Coast. I'm from the East Coast. E la storia comincia in California, nella costa più soleggiata degli Stati Uniti, perché io vengo da lì, nel 2012. And I was on a routine family visit with my mom's old high school friends when we suddenly discovered that one of her closest had been diagnosed with ovarian cancer. E la storia comincia quando lui scopre con la sua mamma che un suo parente aveva un cancro. Now it's sad, but it's a fact that many of us know loved ones who have been diagnosed with cancer. This disease touches almost all aspects of modern life. E dice una cosa molto triste, ma ovviamente non toccava non soltanto me. Oggi quasi tutti noi abbiamo un parente, un amico che è stato toccato da questa malattia terribile che è il cancro. For example, breast cancer is one of the most lethal cancers in the world, and just this year, over 44,000 women have died of breast cancer in the United States. Lui dice il tumore al seno, per esempio, è una delle forme più letali che ci stanno adesso, e tantissime donne, ha dato il numero esatto, anche muoiono ogni anno di tumore al seno. Actually though, that's only, we're at the bottom of the world, I mean not of the world, of the developed world, and it's generally believed that more highly developed countries have a higher rate of cancer, and it's Italy is actually above America on the list, so say what you will about that. It's above for what? Above America on cancer rate. It's believed that more developed countries have a higher rate of cancer, and Italy is above America on the list. Allora, i paesi più sviluppati hanno una percentuale di cancro maggiore, e l'Italia in questo senso in realtà è sopra gli Stati Uniti. So, yeah, I mean, many, it's... which was your idea, the project? Sorry? Yeah, so... Because of that, you know, I was very shocked and scared by my family friend's sudden diagnosis. And in the 21st century,
we've made so much progress in medicine. I thought there had to be a better way to do this and identify at-risk patients. E allora lui è stato scioccato da questa notizia e ha detto ci deve essere un modo migliore di combattere questa malattia. So that started a year-long research process that brought me to where I am now at this stage. Ed è cominciato questo processo che l'ho portato adesso su questo palcoscenico. And you know, our DNA encodes everything about who we are. So I thought that we might be able to draw some new insight from this source, from DNA. E lui vuole prendere le informazioni per combattere il cancro dal nostro DNA, che dice che in quel codice ci sono tutte le informazioni per poter affrontare questo tema. So it turns out that in addition to a bunch of factors such as lifestyle, diet, a key progression in the development of breast and ovarian cancer, which is what I studied, is this gene called BRCA1. What's the name of the gene? BRCA1. BRCA1 is there? Yes. Allora, lui dice che ha identificato il gene che ha a che fare con il cancro di cui lui si vuole occupare, BRCA1. So, many of you may already be familiar with this gene because of the actress Angelina Jolie's decision to undergo a preventative mastectomy. Probabilmente molti di voi sanno della storia di Angelina Jolie che quando ha saputo che aveva questo gene, quindi questa predisposizione per il tumore al seno, ha deciso in maniera clamorosa di farsi asportare il seno per evitare di avere il cancro. Unfortunately though, most people aren't lucky enough to go through the tests and have enough results to make that decision. Ma dice che di solito le persone che non sono Angelina Jolie non riescono a fare dei test così specializzati, così sicuri per poter prendere delle decisioni così importanti. So I needed to find a better way to do this, to identify at-risk patients before it's too late. E lui alla sua bella età di 15 anni ha deciso che ci doveva essere un altro modo, che doveva trovare un modo per consentire a tutti di fare un test di questo tipo. Yeah. So a clue finally came to me when I found tons of DNA mutation data just sitting online waiting for someone to come along and analyze it. E la sua illuminazione è avvenuta quando ha visto che in rete ci sono un'infinità di dati del DNA che aspettano soltanto che qualcuno li scarichi, li analizzi e ci tiri fuori qualche risposta intelligente. These databases are so accessible that me, I'm just some random high school kid in my basement, could go online and download real cancer patients' data. Quindi dice questi database, questi dati sono così accessibili che basta soltanto che tu nel tuo appartamento prendi gli scarichi e cominci a lavorarci. Even you guys on your smartphones right now can go to these websites and view the data. It's called. Potreste farlo anche adesso, potreste prendere il vostro telefonino, collegarvi al sito internet, scaricarvi tutti i dati e cominciare a lavorare e cominciare a tirar fuori la vostra teoria, la vostra soluzione per combattere quel tipo di cancro. Yeah, that's assuming the Wi-Fi works, because I couldn't figure out the Italian. That was yeah, I mean, this is quite embarrassing. Ha detto, lo potreste fare, ammesso che il Wi-Fi in sala funzionasse, perché non ho ancora capito come funziona il Wi-Fi in Italia. Okay. And also, I hope you guys don't get angry at me for crashing the network. Ok. Abbiamo... Possiamo migliorare anche su questo. Lo capisco. All right, so anyway, what came together next is a perfect storm of statistics, biology, computer science. My three favorite fields of science. So, statistics, biology, computer science. Yeah. Diciamo che questo argomento per lui ha messo insieme le sue tre grandi passioni, la statistica, l'informatica e la biologia. So, I ended up using a technique called machine learning. E lui ha messo insieme questa tecnica che si chiama machine learning, quando insegna quando le macchine with the data to try and make a tool that could be used to identify cancer patients, identify mutations ahead of time. E quindi lui ha trovato un modo col quale identifica prima del tempo il gene con la mutazione genetica che poi porta al cancro. So it turns out that this problem is an important one and it's unsolved like until now in this new field called bioinformatics. E fondamentalmente questo qua era un problema molto importante perché molte persone muoiono ed è un problema non risolto, ma con la bioinformatica lui pensa si può risolvere. And basically I didn't even know what that meant, but I had an idea, like this is back then. Io non sapevo neanche bene cosa significasse, ma a un certo punto mi è venuta un'idea. The idea is, what happens if I took those mutations from those databases and used them to establish a cancer baseline to compare to? How does it work, sorry? Yeah. What happens if I use those mutations to establish a cancer baseline? E lui ha cominciato ad analizzare la mutazione per vedere che rapporto avesse. Yeah, and what I could do is figure out how each of those mutations changed cellular processes inside the body and then compare that to new mutations. E quindi ha cominciato ad analizzare le mutazioni genetiche per vedere gli effetti che avevano sul corpo. Yeah, and basically then I would end up creating this tool. Alla fine ha creato un tool. What is a tool? It's like a, yeah, it's a at the end. It's an informatic tool. Yeah, it's bioinformatic tool. An algorithm. Yeah, an algorithm. Ecco, fondamentalmente ha creato un algoritmo che è in grado di dirvi esattamente in base alle mutazioni genetiche che ci sono nel nostro DNA se possiamo avere questa malattia o possiamo non averla. So
at the BRCA1 so gene. So you wrote the algorithm. Yeah, I wrote it. The BRCA1 gene I mentioned is in charge of fixing DNA inside your body. So when it goes wrong, when bad mutation causes it to go wrong, it can give you cancer because your DNA is not fixed. E fondamentalmente questo algoritmo ovviamente adesso funziona, ma it's already, I mean, is it working? Is it, yeah, like, it is, yes. Who's using that? So right now there are tons of applications for the algorithm that I developed. Tons of applications. Yeah. Yes, dice, ci sono tonnellate di applicazioni che usano il suo algoritmo. Yeah. Complimenti. But yeah, so first and foremost what I set out to do is speedy cancer diagnosis. So this allows you to diagnose cancer patients early. Sorry? Speedy cancer diagnosis. Sì, so, quindi è una diagnosi del cancro molto veloce. But there's also tons of unforeseen applications like in personalized gene therapy. Ci sono tantissime anche applicazioni di medicina personalizzata. Gene discovery. Scoperta genetica. Saving time and money in the lab. Risparmi un sacco di tempo, di soldi e di laboratorio. And also denying people health insurance. That's in America. E anche i costi di assicurazione medica che in America sono molto alti. Nathan, you are great. It's a great story. Molto. Congratulations. So, yeah, at the end I returned to California this time to compete in the Intel International Science. E quindi hai fatto questa competizione di Intel alla International Science Fair di Intel? And I ended up winning top prize of $75,000. Eccolo, lo vediamo lì nell'immagine, il Gordon Moore Award goes to Nathan. First, congratulations. Thank you. Leonard is standing right next to me, but he ended up getting cropped out. Sorry about that. Yeah, Leonard. Okay. But yeah. And dice che Leonard era nella foto, ma l'hanno tagliato da questa foto, però. All right. So at the end, my message to you guys is to not be afraid to follow your dreams. Calma. Il messaggio per voi è questo: non abbiate paura di seguire i vostri sogni. Even, yeah. Although we're still young and we're still in school, if we try hard enough and have enough focus, it is really possible for us to make something with a real impact on the world. E anche se siete giovani, anche se siete ancora a scuola, anche se pensate di non potercela fare, potete davvero fare una cosa che abbia un grande impatto sul mondo e lo renda migliore. Grazie, Nathan.